Buona domenica a tutte, in tante mi state commentando già il buona domenica sul vlog che è uscito stamattina, però io ve lo faccio oggi perché per me in questo vlog è domenica. E niente, mi sto preparando, ho già fatto docce e capelli, in realtà stamattina c'era in progetto di fare la tinta. Solo che stamattina ci hanno scritto Alice e Marco per invitarci a una grigliata da loro per pranzo. Sono molto contenta anche perché oggi c'è una bella giornata e quindi mi fa piacere passare una domenica tra amici. E quindi niente, ci hanno invitato a fare questa grigliata di pollo, carne, verdure. E quindi insomma vi porto con me in questa giornata un po' diversa dal solito e quindi mi stavo un po' sistemando. Vi dicevo, volevo farmi la tinta, ma avrei anche potuto farla perché ci hanno avvisati verso le 10:30. Però avevo paura di non farcela, quindi ho detto me la faccio poi con calma. E adesso me li lavo solo, ho fatto una bella doccia calda, mi sono lavata i capelli e adesso mi sto già facendo la base viso, mi trucco e poi mi vado a stirare i capelli, a fare un po' di onde. Adesso vediamo, li volevo fare un po' mossi, sempre sul lungo, li stiro bene perché se non li stiro con, se non li asciugo, scusate, non li stiro, se non li asciugo col diffusore non vengono ben definiti. E visto che al piano di sotto non avevo il diffusore sotto mano, li ho asciugati un po' alla bene meglio e poi me li vado a spazzolare, a stirare e poi mi faccio delle onde con la piastra, non importa. Giusto per fare una cosa un pochino diversa. Cerco di omogenizzare. Omogenizzare. Mi sa di omogenizzato, giusto? Ma dovrebbe essere giusto, vabbè. Ogni tanto vengono, sapete, no? Questi dubbi esistenziali su come si dicono alcuni termini. Vabbè, comunque, devo assolutamente temperare anche la matita sopracciglia. Infatti, adesso vi metto un secondino in pausa e vado di là perché ce l'ho di là il temperino. Non penso di averne uno qua. Devo portarmelo di qua, aspettate. Rieccomi, ecco questo è il temperino, questo è un temperino che avevo comprato inizio anno a Fede, anche di marca, una buona marca, però non mi ricordo cosa è successo, forse gli no, ah no, non si abbassano più gli occhietti, perché quando la matita è pronta, in teoria lui fa tlac, non lo fa più, ma a parte questo gliene avevo comprato uno che gli piaceva di più e quindi mi ha detto, tieni, te lo regalo, così quando ti devi temperare i trucchi ce l'hai. E quindi lo tengo con tanto amore, poi è molto utile perché quando non hai dove svuotare, insomma, il contenitore è molto carino. Niente, adesso ritocco un po' le sopracciglia, poi vedo che colore fare, ma tanto sono vestita di nero e bianco, ho messo il leggings nero con questa maglietta che adoro, che mi ricorda un sacco quando mi sono trasferita qua, perché la mettevo sempre, l'avevo comprata con mia mamma da OVS con, mi pare, i saldi estivi. E molto molto carina. E sopra metto una sorta di cardigan sempre nero, aperto sul davanti, molto carino. Ma questo è quanto. Questa sopracciglia qua dovrei cercare di farla crescere un po' di più qua perché si sta accorciando. Taglia, taglia, taglia. Alla fine va lievemente aggiustata qua. Devo solo ricordarmi di farli crescere un pochino qui. Però per il resto mi piacciono le mie sopracciglia. Sono fortunata, hanno una bella forma. Mi piacciono un po' più riempite perché mi piace proprio l'effetto un po', diciamo, disegnato, senza esagerare ovviamente, perché troppo calcato non mi piace, troppo spessa neanche mi piace, però è più ordinata, non so, mi dà l'idea più di ordinato così. E niente, adesso passo anche. Ah, tra l'altro è vero che avevo comprato una cipria tempo fa e ce l'ho ancora nello zainetto, che avevo trovato un'offerta quando ho portato Fede a tagliare i capelli,
La parrucchiera ha attuato i saldi anche da lei per i prodotti che aveva di Astra e c'era una cipria molto bella, chiara, come piace a me, a 2 euro. Ma ho fatto anche ancora lo sconto sui saldi perché già in saldo costava tipo 2,70 euro, no, 2,45 euro mi fa va bene 2 euro. E quindi l'ho pagata proprio niente quella cipria, eh. Mi devo ricordare di portarla su. Ah, tra l'altro, volevo provare una cosa. Ah, vabbè, metto un attimo questo. Volevo provare. Dove l'ho messo il pennellino? Aiuto, state cadendo. Sono riuscita a farvi cadere. Comunque, in tutto ciò, non vi ho detto che Riccardo è andato con Bubi a prendere delle paste da portare, visto che siamo stati invitati. Mi sembra il minimo portare almeno un dolcino o il vino, ma visto che Marco è fissatissimo di vini, portare il vino da lui è sprecato. Ho preso questo borsellino dove avevo messo tutte le cose che mi aveva mandato una di voi, se ricordate, per ricordarmi di provarle con voi. E volevo provare poi il fissante, visto che devo andare da amici, sono fuori, eccetera. Poi uno di voi mi aveva detto occhio perché questa col cuore probabilmente è un blush o un contouring. Invece no, ragazze, è una palette di ombretti, come pensavo io. Allora, vabbè, ormai ho messo già il blush, però volevo con questo qua che per In realtà questo andrebbe fatto prima, però vabbè. Volevo giusto scurire un po', non essere solo proprio rosa, mettiamola così. E poi vado con questo qua. Tra poco la lavatrice è anche finita, devo anche fare la lavatrice. Ci piace, ci piace. Già meglio, già meglio. Poi volevo provare allora questa qui. Carinissima. Vedete, la pulisco qua. Mi sono presa una salviettina un po' asciutta per pulirmi il pennello perché sennò tutte le volte mi rimane sempre lo stesso colore. Adesso un giorno mi devo mettere lì e lavarmi tutti i pennelli. E ora è proprio ora di farla come roba. Ok. È già un po' che non lo faccio. Ok, volevo usare questi colori qua. Guardate che carini fare. La base molto candida con questo colore chiaro all'interno del cuore. Bello. Bellissimo, molto sberluccicoso. Molto shimmer. Bello. Faccio sentire gli uccellini di sottofondo. Mi rilasso un sacco, lascio la finestra aperta, specie se c'è il sole in ale qua davanti, come sempre che si prende il sole. E molto molto delicato, vedete, molto princess. Bello. E poi vado a fare solo nell'angolino la sfumatura. Poi dopo lo sfumo, adesso lo sto solo applicando. E direi di velocizzare un po'.
arrivato? Eh? Patata? Patatona, chi è arrivato? Chi è arrivato? Vediamo un po', sento una vocina di bimba. Amore, il cane del vicino. Che ci fa da bisaglia. Chi c'è? Chi c'è? Sono tornati! Sono tornati! Con il bottino! Si allode al trionfatore. Sì, adesso porto fuori anche te. Ciao, Bubi! Mamma, sei tu! Sono io! Sei tu! Ma come vieni? Ma Vieni tu! mamma, ma sei tu! Vieni tu che ci facciamo belle e ci vestiamo, che dobbiamo Io andare! porto solo un attimo, Nale, che dici? Non saluti? No, mamma! Hanno già fatto ciao da laggiù! là non filmavo. Mamma, bella! Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo Ecco, vlog! ormai ha preso lo stampo anche lui. Capelli stirati, alla fine li ho lasciati lisci, ragazzi, non ce la posso fare, mi vedo più ordinata con i capelli lisci. Vabbè, e Bubi, di là che fa i balletti, adesso la vesto anche a lei, vediamo cosa metterle di carino, e poi mi prendo una scorta di mutandina pannolino da portarmi dietro e basta, poi penso che ci mettiamo le scarpe e andiamo. I pasticcini, ce la posso? Eccoli lì. Vieni dentro, stai dentro. Vieni. Ciao Shelly, tieni queste. Non è che mi mangia i pastissi. Eccolo qua il grigliatore. Wow, spettacolo. Pongo, pongo, pongo. Pongo, non ti arrabbiare così. Che vorrebbe lui questo benedio qua. Wow, è una vita che non mangia la grigliata. Che non vado a una grigliata. Wow. Che profumino. Sì, pasticcini. Pasticcini. Manina lesta. Anch'io. Certo che anche tu un attimo. Giri per andare. Che mangia il suo pasticcino. Ma che ne mangia metà, ma se non gli piace tieni papi. Amore, ogni tanto devi dire tieni mamma, non solo tieni papi. Fatto sta che prendo, apro lo yogurt e c'era la pellicola sopra. Certo. Quindi per evitare di sporcare con la pellicola, levo la pellicola e istintivamente ti lecchi la pellicola dello yogurt. Sì. Ecco. Peccato che non mi sono reso conto che per farlo ho chinato lo yogurt. Mi giro. Qua tutto sporco. E la metto così. Con quella con tutta la colata di yogurt. Che me ne sono accorto. Lo faccio male. Mamma. Oh, guarda te. Mamma. Mamma. Benvenuti nella cucina di Albona.
c'è sigla. Me lo dico da solo. Oggi solo caffè. Che carine queste tazzine. Color pastello, belle. C'è la stessa macchinetta mia, ma più recente. La mia è più vecchia. Ce l'hanno regata prima che lo muovo. Questa qua è quella che già ti dà le dosi. Sì. La mia non fa le dosi. Se non lo freni tu, va avanti all'infinito. Puoi fare caffè lungo, caffè. No, non smette mai. Questa ti fa le dosi. È meglio, decisamente. Questa è la macchinetta del pane. Questa è la macchinetta del pane che fa sto pane meraviglioso. Esatto. Buonissimo. Madonna mia, che bontà. Se la pago. Poi mi arriva la bolletta. Sempre di Vodafone, la tipo mi ha detto, no, ciao Sally! Andiamo! Vai Sally! Dai Sally! Siamo in salita! No, ma io sono amore! Bubi è davanti, sta facendo da apertura strada. Vieni Sally! Andiamo! A fare in curia? Tutti i giorni. Stiamo facendo una passeggiatina nei boschi per digerire e per smaltire i pasticcini. Esatto. Ma quanto cianciano sti due? Notare la felpa di Marco prestata a Ricky che regge. Regge, per ora la cerniera regge. Dove resti con queste affermazioni? Scusa. Assolutamente niente. Beh, sarà meglio. Comunque gli fa. Guarda. Ma che bella scena. Che bello. Guardate che panorama. E sì, se la ridono. Questo è l'effetto del digestivo, secondo me. Eh? Vai. L'effetto del digestivo. Non è che lo facevo tutti i giorni, ma poco ci mancava. Guarda che io dopo non so con lei. Io prima, però, lo ammetto. Andavo in palestra un giorno sì, un giorno no, e il giorno dove non andavo in palestra andavo a correre. Poi cos'è successo? Lui che mi faceva mangiare panini in giro, lui mi portava i porcari. No? Mi faceva mangiare le cose buone. Io gli ricordo il video. Io ero 25. Se volete continuare a sentire i racconti del altri 100 iscritti, dovrete andare sul mio canale. Il video, ecco, ti è. Sono stanca morta. Vabbè, a parte questo, mi strucco un attimo in vostra compagnia, così vi saluto, anche perché monta di qua, monta di là, avevo visto che ero a 30 minuti più o meno e poi, vabbè, velocizzando il fatto della strada e quant'altro, siamo arrivati a 20 minuti, quindi ho detto, vabbè, mi strucco, così faccio compagnia ancora un pochino e vi do la buonanotte. Adesso finisco di montarvi il vlog e poi vado a nonna. E sono abbastanza cotta, anche perché poi oggi abbiamo camminato anche tanto, aiuto, con Sally, Pongo, i cani di Marco e Alice, abbiamo fatto una bella passeggiatona, quindi un po' quello, un po' comunque quando si esce ci si stanca un po' di più, però è stato un pomeriggio bello, a me piace sempre stare in compagnia di amici. Sono stati carinissimi ad invitarci, anzi la prossima volta li inviteremo da noi, facciamo un po' in po', poi gli abbiamo promesso che li avremmo portati a vedere quella panchina gigante, vi ricordate? Chi non l'ha vista, se mi ricordo vi lascio la scheda qui sopra del vlog in cui vi avevo portate con me a vedere la panchina gigante, veramente molto molto bello, molto d'effetto, quindi se non l'avete visto guardatelo, poi mi fate sapere se vi è piaciuto. E niente, io mi sono struccata, adesso poiché salgo metto anche il pigiamino e andiamo a nanna. E niente, ci vediamo mercoledì con un nuovo vlog, adesso ci sarà la pausa
E ci vediamo mercoledì. Io vi auguro un buon martedì e un buon un proseguimento di lunedì. E iniziate bene la settimana, mi raccomando, col buon umore, se possibile, che così la settimana passa più piacevolmente e più velocemente. E niente, ci vediamo presto. Vi voglio bene. Ciao.